Torniamo in quelli Fire Emblem, il compleanno di Dorotea. Siamo un tè, per l'amor di Dio. Con Dorotea. Ah! Te mezzaluna. Non è bello prendersi un momento di pausa? Dai, bella va. Bella signorina. Vai tranquillo di Natale. Parliamo. Secondo me è una che le piace il pettegolezzo. Dove vorresti... Dai, è una viaggiatrice. E invece proprio perché è una viaggiatrice è andata ovunque. Chi inviteresti a pranzo? Perché lei è una gold digger. Non dimentichiamoci che lei è una gold digger. Ti vedo in ottima forma. Ciao Imperial. Ok. Dai, Gerizia, salta fuori. Sotaro. Lorenz. Lorenz lo facciamo diventare un mago. Può diventare solo un mago, vero? Un mago o un fantino? Mago, direi. La romance con Cities la fai, giusto? No. Ignaz. Facciamo diventare... C'è... Ah, devo comprare un sigillo intermedio. L'emporio dell'avventuriero. Arciere. Ok. Lorenz da rabbia. Catherine. Catherine c'è 14, lasciamo così. Allora, mercato. Grido di battaglioni. Rinforziamo tutto. Poi. Cina. Ma sì. Diminuisce il peso, aumenta la potenza. Non ne vale la pena. Ok. E andiamo all'incarico, direi. Allora, la stanza sotterranea. Il monastero è scosso dalla scomparsa di Flay, una giovane sorella di Sethet. Termini una faticosa ricerca, riesci finalmente a trovare una pista. Vai. Dopodomani esce la nuova stagione di Haikyuu! Sì, Lord Maxus, che bella notizia che mi hai dato! Non c'è ancora traccia di Flayne. Cosa facciamo, prof? Ammetto di essere a corto di idee. Professore, Claude, c'è qualcosa di molto strano. Venite subito nella stanza del professor Jerizza. No, guarda, Ignaz, non mi interessa. Jerizza? Ah, l'insegnante di combattimento con la maschera. Mi è sempre sembrato un tipo sospetto. Sbrighiamoci. Toc toc, c'è qualcuno? Professoressa Manuela! Ho udito poco fa delle urla provenire da qui. Deve essere stata la professoressa Manuela, ma come si è permesso di toccare la mia cougar? Come si è permesso di toccare la mia cougar? È ferita. È svenuta. Probabilmente è stata aggredita da qualcuno. Guardate, sembra che la professoressa Manuela stia indicando qualcosa. Ah, pensavo tipo una scritta fatta col sangue che indica chi l'ha aggredita, come in Conan.
Quindi se ne seguiamo la traiettoria... Oh, e questo? C'è uno strano pertugio dietro a quella biblioteca. Dietro a quella libreria. What is the meaning of this? Sì. Get a medic for the general. Yes, sir. Lee, you will never agree with me, but believe me, these young men don't speak for me. Thank you for your service, sir. Let's ride. Hamilton, yes? Meet me inside. Son, don't call me son. But what's happening? Per tutti I lightnings! Emanuela, what happened? Dobbiamo portarla subito in infermeria. Tu, non stare lì impalato. Help me out. Rotti bastardi! Hanno ucciso la professoressa! D'accordo, d'accordo. Prof, intanto tieni in mano la situazione. Sarò di ritorno non appena finiamo di occuparci della professoressa Manuela. Mi chiedo cosa sia successo. E dove si trova il professor Geritza? La cosa deve essere collegata alla scomparsa di quella povera ragazza. E se fosse tenuta prigioniera là dentro? No, è una pazzia, vero? Andiamo a controllare. D'accordo. La cosa mi spaventa, ma andiamo. Non fare il fifone, Ignaz. Non ci accadrà nulla finché stiamo insieme al professore. Dov'è il professore? Voi riuscite a vederlo? In Conan la scritta indica il caffè dove hanno fatto colazione l'assassino 2 settimane prima perché era di fretta per andare a comprare l'arma del delitto. Certo. Ho detto ad alta voce Hamilton, Blue Exorcist. Dobbiamo investigare. Professore, fateci strada. Il colpevole potrebbe essere lì dentro, quindi andiamoci molto cauti. Fatto appunto che ho detto ad alta voce Hamilton, yes, meet me inside. Poi appunto, ormai quando canto in inglese la gente lo dà per scontato che è Hamilton. Sto posto mette i brividi e puzza terribilmente. E... Ah, c'è qualcuno! Ed è svenuto. Chi è quella roscia? È Flane. Sì, è Flane. Ma c'è qualcun altro. Sta arrivando qualcuno. Riconosco quella falce. Che sia il cavaliere che abbiamo combattuto al Santo Mausoleo. Quella spada... Tu devi essere... Sarà una piacevole danza infernale. Un carillon. Carillon infernale. Lui è Richard Benson. Ok. Uno di noi perirà, mentre l'altro vivrà. In guardia! Ma chi l'ha fatta entrare, queste persone? I miei poteri. Io c'ho i poteri. Cobelini, i coboldi, il fico sacro, gli elfi, le fate, i nani. Il bastone del male. Ha dato uno sciamano, mi ha detto che ha grandi poteri. Ma guarda Richard, quel bastone io l'ho visto tipo a 100 celle. Ultimo! Ti devi permettere! Unità, ma quindi non abbiamo Claude? Questa falce è un'amica mia. Se riforge i guanti arrugginiti ottiene... Ah, è vero che mi avevano dato i guanti arrugginiti. Però in effetti posso ancora andare al mercato, sì. Salve. Cucina. Forgia. Vino. Rifornimenti. Chi ha i guanti d'arme di ferro? Guanti d'arme arrugginiti. Ah, mi serve l'acciaio. Woods. Ok. Ciao. Allora, sostegno, nessuno che deve sostenere. Unità. Rafael. Sì, lo mettiamo in assistenza. Ma ci sono tutte ste classi più avanti, ma non lo sapevo, che figo. Dopo l'intermedio c'è l'avanzata e il master, ma che top. Compagno con cui è legato Ignaz, Lisitea. Beh, allora lo mandiamo in supporto a Ignaz, direi. Bernadetta. Gestione. Strumenti, posso dare degli oggetti migliori a Bernadetta? No, lei ha solo l'arco di ferro. È un po' seghetta. Vabbè.
Proviamo così. Conta che le classi master sono solo dei side grade alle classi avanzate, ok. Mappa. Ok, siamo tutti qua in culazio. C'è il Cavaliere Infernale, c'è Richard Benson. Eravamo io. Titania. Lucina. E Marilyn Manson. Allora, direi che in prima linea ci mettiamo... Chi è? Sniper! Ehi! Salve, John, fatto Thief, Stein per Tony al suo servizio, ciao bello. Grazie mille per il sapere 37esimo, bentornato a Trimembro, lo squadrone della morte. Allora, lei va bene qui. Tu vai bene qui. Tu qua. Disitea davanti. Insieme a Marianne. Dietro. Situazione la voglio così. Tu cosa sei? Sposta unità su altro teletrasporto. Dopo l'unità può agire. Uè! Ma qui è teletrasporto time. Allora no. Ci dividiamo in due squadre. Quindi tu cattivone. Tanto non ci sono, non ci sono altri, quindi possiamo prenderci tutto il tempo del mondo. E tanto questo, il Cavaliere Infernale rimarrà qui. Quindi noi di qua insieme a, insieme a Leoni, direi. Anzi, Leoni con Catherine e Hilda qua. Così. Lisite, Marianne con noi. Sì, con noi. Lisite con loro. Tu con me. Così va bene. Va bene. È la palestra di Sabrina, esatto. Ah, in meno di 25 turni lo devo fare. Professore, presto, dobbiamo sconfiggere il Cavaliere Infernale e salvare Flayne. È che noso. Che strana quella parte del pavimento. Scommetto che se la calpestiamo potrebbe accadere qualcosa. Allo? Who, me? Who, me? Oh no. Let's get to it. Se che ci conviene mandare anche lei di qua. Di qua ci mandiamo soltanto lei. Elisitea. Loro due dovrebbero farcela spaccare i culi abbastanza. Lei la teniamo qua. Noi lo facciamo avanzare, ma non troppo. Anche tu vai a dare una mano, via. Sono un cretino. Ok. Ah, così, i tripli proprio. Chiave di porta. Auguri. Sbre. Capitolo termina automaticamente una volta sconfitto l'ultimo nemico normale. Ti consiglio di provare ad affrontare il Cavaliere Infernale. Questa volta dovresti essere in grado di sconfiggere e ottenere lo strumento speciale per droppare. Ma ok. Brava Catherine. Ma con Catherine al mio fianco io non temo nulla. Allora, direi che tu vieni qua. Lancia di ferro.
Ah sì, tu ti puoi muovere ancora, quindi su di uno. Andiamo Ignaz a sto punto. La possiamo tenere anche più distante qui. Da qua. No, non così tanto. Hilda, vieni qua. Te spacca Elmo. Buono. Reabilente, va bene. Tranquillo, Raiken. Cioè, quando arriviamo da lui, ci arriviamo con tutti. Vediamo se tu ci arrivi. Ci arrivi, ed è un arciere, quindi gli possiamo culo. Bravo. Bravo, Cyril. Making Lady Rhea proud. Ci arrivi fino là. Dai che lo colpisci. Io credo in te, Bernadetta. Bravissima. Perfetto. Anche Marianne del livello, ma solo due statistiche. Dai. Allora, immagino che questo ci teletrasporti dall'altro lato, quindi io direi che facciamo trasporto, stratagemma su di lei. Ciro, grazie per il sapere 19esimo, bentornato tra i membri dello squadrone della morte. Così lei si muove più veloce. La facciamo andare a prendere la cosa. Direi che andiamo qui. Rifornimenti. Scambia con lei. Rifornimenti. Io l'unguento. Prendiamo la chiave. Chiave cassa. Scambia con lei. Chiave cassa con l'unguento. Con lui attendiamo. L'isitea la facciamo già tornare indietro. E la facciamo ritornare qua. A posto. Tino non è un ladro. Sì, ma Tino voglio che avanzi e faccia punti esperienza. Allora. Cambia con lei. Yeah. Fammi un po' da bait. Ah, le umagoli. Allora no, dobbiamo aspettare. Dobbiamo far avanzare un po' di più tutti. Però posso fare assisti. No, attacca. Silenzio, cosa fa? I nemici colpiti non possono usare la magia per un turno. Prossimo turno. Catherine mi va a tornare indietro e mi apre quella cassa. Tu puoi anche aspettare qui in realtà. Meno che non vogliamo fare questo. E restiamo attaccati al culo. Così lo stratagemma lo usiamo il turno prossimo. Ea. Bernadette. Qua. Siamo a posto. Manca qualcuno. Manchiamo noi. Se vengo qui, lo può attaccare solo lui. Se Ignaz non viene shottato dal cavaliere nero, lo puoi fare fuori da qua. Non credo ci arrivi. Non per una questione di distanza, ma per una questione di muro. Cioè, per carità, mo ci provo, però. Visto, non ci arriva. Però posso attaccare lui. Però. Ma
Ignaz, divertiti. Uno, due, tre. No, arrivo fino a qua. Non ci posso arrivare a lui. Allora, tu tratta Gemma. Tete spot. Ah, c'abbiamo l'arciere di merda. Strumenti. Onetorus, range, sempre uno. Vabbè, si prenderà qualche dannino. Dopodiché, tu... Allora, prima facciamo questo. Dai, ce la puoi fare. Sembrerebbero esserci degli strani dispositivi sul pavimento. Prendilo. Bravissimo. Chiave di porta. Tu chiave di porta, Guido! Vieni qua. Se tu puoi venire qua e scioglierlo. No, qua ci conviene mandarci lei. Visite amissale. Tu vieni qua. Non lo prendo tipo mai. Senti, lei, con lei mi conviene metterla qua. Così non può arrivarci. E con lei andiamo a chiudere la strada. Ma non ci arriva. Oh no, lei è in pericolo, House. Andiamo con lei qua. È più importante proteggere Marianne. Ah, mi sa che Siri non sopravvive. Pezzo di merda, sciottalo. Sfondalo. Vabbè, un danno. Ok. Tu continua a divertirti. È vero, con tiro effettato ce la fa. Vabbè, prima sciottiamolo, sciottiamo questo. Così si fa un po' di exp. Top. Anche Raffaele è salito di livello. Non basta. Vediamo se la nostra Leoni riesce a sciottarlo. No, ma gli fa un bel po' di male. È imprendibile sto merda. C'è un'illusione. Direi che facciamo questo. Attacca. Silenzio. Sì. Dopo già solo con lei possiamo andare a spaccargli il culo. Se lo prendiamo. Se ci conviene farlo a piccole dosi. Infatti non l'ho preso. Dai, prova. Peccato. Vai. Brava Bernadetta. Per ora chi è il mio studente preferito? Leoni mi piace molto. Vai, Serafino. I don't have time for failure.
Leone mi piace molto. Benedetta la trovo molto carina. Ok, noi andiamo qua. Porta. Due maghi. Suolo cura S. Oh, suolo cura plus. Kiwi melone surprise. Questo cosa attiverà? Boo. Questo è rompibile. Non è impraticabile tranne per unità volanti. Si trasforma in teletrasporto attivando il dispositivo. Quindi qua mi dovrebbe teletrasportare tipo qua. Qua apro la porta. Che lui dovrebbe avere la chiave porta. Spacco lui, entro qua, attivo il dispositivo. Qui forse era meglio se ci mandavo Leoni, ma vabbè. Chi manca all'appello? Sì. Ma dargli una mano? Ma sì. In bocca al lupo, Brevia. Mossa? No, stratagemma. Disturbo. Brava, Leoni. Dai, però, un attimo meglio potevi farlo. Scarsina. Assisti cura. No, ci muore. No, con Ignaz ci muoio se ci provo. Perché anche lui è agitato di bestia. O comunque c'è un'abilità che fa il contro. Ok. Mm-mm. Leoni purtroppo è l'unico personaggio al gioco che si fonda su se stesso come sviluppo invece che sulla posizione nel mondo. Tutto scollegata da tutto il resto. Se la prendessi e la inserissi, madonna Silvi che sega, non cambierebbe. Che la rende abbastanza un'estranea. Chiave cassa. Ti chiedo cosa sia quello. Perché si possa azionare, ma chissà cosa potrebbe accadere. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Così eccoti finalmente.
Farò in modo che tu rimanga qui a marcire. No, torna indietro. Ignaz mi sa che ci lascia. Non l'avevo pre... You doomed him! Non lo sapevo! Beh, però, adesso arriva Catherine comunque a dargli una mano. Arriva Catherine a dargli una mano. Morirà probabilmente. Viene attaccato da due fronti, se non addirittura tre. Due fronti. Potrebbe morirci. Direi che Ignaz... Aspetta qua, va. Gli mandiamo anche Bernadette in supporto. Mi manca l'appello. Ah, certo. I stand ready. Non ho mosso Catherine, sono un cretino. Stay focused. Who, me? Let's get to it. To use Space Ignaz. Chissà se Ignaz ce la può fare. Lo lasciamo qua. A parte che potevo attaccare questo, ma vabbè. Ciao punitore. Sì, sei nel botto di roba. Pezzaccio di merda. Osi spingermi indietro? Ma come osi? Lol, spegnilo Ignaz. Bravo Ignaz. Vediamo se il nostro... Vai, uccidilo. No, non l'hai ucciso? L'hai mancato? Come hai potuto mancarlo? Ti stavo un palmo dalla faccia. Chiave di porta. Dobbiamo provarcela con l'arco d'acciaio. Bravo Ignaz. Vediamo se con lei invece riusciamo a shottare lui. Sì. Bravo Bernadetta. Non ne vale la pena. Hilda. Non lo prenderà mai nella vita. Però niente ci impedisce di fare così. Perfetto. Poi userò un bel giavellotto con Leoni. Non basta. Dobbiamo quindi mandarci. L'hai mancato. Brava. Ce l'hai una scura per caso? No. E ho. Abbiamo davvero. Mi scelgo... Vabbè, facciamo così.
confusi. Vediamo se tu sei più sveglio. Non sufficientemente. Allora direi che mandiamo Hilda. Cioè Doron 79%. Proviamoci. Dai Marianne. Brava. Leoni. Perfetto. Ora Hilda viene qua a provare a scioglierlo. Anche se mi sa che ci muore. Sempre che noi non facciamo così. Però rischiamo di mancarlo. Non se usiamo spina. Vai. Primatino. Poi lei. Poi te. Ok. Ma quando registri per una pessima guida di D&D, per modificare la voce cosa usate? Niente. Bella Catherine. Brava. That's me, yeah. Feel like I grew up a little. Porca man... Dio santo! Ma mai a me che faccio sti level up, eh? Che brava Hilda che sopravvive ai magi, sì. Brava, molto brava Marianne. Catherine. I'll crush them all. Let us be cautious. Ah, non abbiamo cure. Mi manca l'appello. Ah, voi due. Mi sa che però per voi sa da aspettare. Ready anytime. Aspettiamo che Catherine arrivi qui prima di... Voilà. Cretino, mi verrà... Qui apriamo la porta?
Adore può attaccare solo qua e qua. Lui non si muove nel momento in cui apro la porta, giusto? Aspetta, fammi vedere condizioni di vittoria. Sconfiggi il cavaliere infernale, sconfiggi tutti gli altri nemici. Vabbè, quell'arciere finché non viene a rompermi il cazzo. Cioè, è qui. Quindi, volendo, possiamo già andare e aprire la porta. Pezzo di merda. Steady now. Ci moriamo. Quindi io direi che con lui torniamo indietro. Lo so che non devo fare passare oltre 25. Colpo maligno. Ok. Hilda mi sa di superflua. Ma la portiamo qua. Leoni la facciamo venire qui. Marianne qui. Un altro punto vita, uno spreco. Come mi sei di superfluo. Ok, questo è il momento in cui voi signorini vi teletrasportate e mi fate scoprire l'altra gente. Leva, anzi attacca. Sa che Ignaz e Lisitea ci salutano qua, eh? Cioè, Ignaz e Bernadette ci salutano. Ci muoiono per permetterci di recuperare gli scrogni e fare il coso. Ciao, Amex. Ok, accettabile come level up. Mi manca l'appello. Ah, tu. Tu rimani qua. Vieni qua. No, modalità normale, Phantom Thief, non c'avevo voglia di sbattermi col permadeath. Arrivando qua, arrivo ai vari cosi. Ma secondo me se lei... Poi le diamo tipo... Non le diamo armi, riesce a assorbirsi i colpi loro. E a fregarsene. Lo so. Oh cazzo, lui risponde al fuoco. Ok. Ora. Tu. Strumenti? Non ha lo scrogno. Dove mi vai? Qui. Tu invece. Strumenti. Disattiva e porta.
Così è disarmato e non può picchiare quel cavaliere. E non credo, e spero che il cavaliere non venga a seguire lui. E infatti non lo segue. Ah, però così non si sposterà mai. Ciao Arconte. Oh, si è levato dalle palle. Perché viene qui? Cosa vuole fare? Degli spazi sono stati disattivati. Ok. Vai. Non ho la chiave per aprirlo lo scrigno, e quello è il problema di Ignaz. Spada folgore. Sa che possiamo permetterci di aprire solo uno scrigno. Quest'altro purtroppo dobbiamo lasciarlo indietro. Vabbè, allora. Piano malefico. Silenzio. Non è un mago. Thoron. Ci muore. Se usassi uno stratagemma invece? Addio. Sigillo oscuro. Morite tutti. Ora basta. Sembra che ci stiamo divertendo un po' troppo. Mi stai rovinando la festa. Avrai molte altre occasioni in futuro. Il tuo compito termina qui. Capisco. Mi ritiro. Le nostre strade si incontreranno di nuovo. Io sono l'imperatore della fiamma e ristabilirò l'ordine del mondo. Lisiteago Brr. Sì. L'imperatore della fiamma. A me sembrava impaurito dalla nostra presenza. Se n'è andato e noi dobbiamo portare queste due fuori da qui. Usciamo da questo postaccio, forza, portiamole fuori. Eh sì, I have no fear, but... Lisithea, that scares me. Sono vive tutte e due, grazie al cielo. Hai trovato Flayne? Ottimo lavoro. Peccato non ci foste anche voi, Claude. Avrei voluto che assisteste alla nostra mortale lotta contro il Cavaliere Infernale. È riuscito a fuggire. Ehi, almeno siamo riusciti a salvare Flayne e a completare l'incarico. Questo è quel che conta, no? Ecco, ottimo lavoro, bravi a tutti. Ora portiamo queste signorine infortunate in infermeria, d'accordo? Nessun problema, posso portarle io tutte e due. Vanno portate con delicatezza, Raphael. Prendiamone una per volta, piano piano. Te lo dico, solo vedere il tuo sorriso mi fa sentire meglio. Una volta sembri felice. No, è un sorriso tipo... certo, Lisithea, come vuoi tu? Eh? Non te ne eri accorto? Beh, in effetti non ti avevo mai visto sorridere prima d'ora.
A volte mi sono persino chiesto se tu fossi umano. Ma era solo la mia fervida immaginazione. Spoiler, secondo me no. Vabbè, abbiamo fatto aspettare Seth abbastanza a lungo. Sbrighiamoci a portargli la buona notizia. Professore, lascia che ti esprima ancora la mia eterna gratitudine. Flayne è sana e salva grazie a te. Non esistono parole per descrivere quanto ti sono riconoscente. Io sono in debito con te. Sono felice che Flayne... Non ce l'avrei fatta senza gli allievi. Sì, certo, esprimerò la mia gratitudine anche a loro. Ma perché è stata rapita? Il rapitore era il cavaliere mascherato che sparì durante il rito della rinascita. È conosciuto con il nome di Cavaliere Infernale. Considerate le circostanze, è plausibile supporre che in realtà si tratti di Geritza. Ah, parli del tizio che guarda male tutti, mascherato, che sembra che abbia un cosplay fatto male di Ezio Auditore, che sta sulle palle a tutto quanto il monastero. Dici? Guarda, non me lo sarei mai aspettato, Setet. Cazzo, si vede che proprio... Sei il detective qui dentro, eh? Che incapaci. E non dimentichiamo il misterioso imperatore della fiamma. Le sue vere ragioni rimangono inspiegate. No, secondo me... Geritza era l'imperatore della fiamma. Ma ho un'idea. Credo che il nemico voglia il sangue di Flayne. Il sangue che scorre nelle sue vene è speciale. È estremamente raro. Ed estremamente pericoloso. Zero negativo... Ma con l'AIDS. Se i nemici sono a conoscenza dei segreti del sangue di Flayne, non ci resta che lasciare il monastero e nasconderci. Fratello, aspetta. Flayne, che ci fai qui? Dovresti riposare. Non mi piace la tua idea. Non voglio andare a vivere in qualche angolo sperduto senza anima viva. Ci sono già passata. Se rimaniamo qui, potrebbero prenderti ancora di mira. Non sarebbe meglio per noi vivere in serenità? Anche se fuggissimo in un nuovo luogo segreto, non è detto che non ci possano trovare. Ecco perché credo sia meglio rimanere al monastero, dove siamo circondati da validi cavalieri e insegnanti. Capisco il tuo punto di vista, però... Lo sai che è l'unica opzione plausibile. Che ne diresti se entrassi a far parte della classe del professore? Perché? No, ok... Che mai dovresti farlo? Perché accanto a te sarei al sicuro da qualsiasi nemico. Sì, certo, perché ti tengo nelle retrovie. Capisco. Forse hai ragione. Professore, data la mia posizione, ho controllato accuratamente ogni dettaglio sul tuo conto. Dopo tutto quello che è successo, devo ammettere che sei un alleato fidato. Quindi, che ne dici? Accetti Flayne tra i tuoi alunni? Mi sa che non hai fatto abbastanza... Approfondite le tue ricerche, perché il mio piano è scoparmi le studentesse Setet. E come la mettiamo? Non posso assicurarti che tua sorella non venga coinvolta nel ciclone. Una volta fatto partire Tino il robottino aspira tutto. Esattamente, Chevalier. Con molto piacere. Sono contenta che Flayne sia salva, ma non posso fare a meno di pensare all'altra ragazza. Indossava l'uniforme dell'Accademia, ma chi sarà mai? Sì, Dark Tony, non uso in genere i personaggi che sono forti, uso i personaggi che mi piacciono. Ben fatto, professore. Ho fatto bene a chiedere aiuto alla tua classe. Mi hanno riferito che Manuel e Flayne si stanno riprendendo alla svelta, così come Monica. Monica è un'allieva. Monica, la ragazza che avete salvato assieme a Flayne, è anche lei un'allieva dell'Accademia Ufficiali. Tuttavia, a dire the truth, è una studentessa della classe dello scorso year. Era sparita prima di potersi graduate. Non sapevamo che le fosse successo something. All'epoca pensavamo che se ne fosse gone, semplicemente away. Non pensavo che l'avremmo mai più found her again. Non in queste circostances. Monica ha chiesto di tornare a far parte delle Aquile Nere, una volta recuperate le forze. I nostri nemici sono ancora là fuori da qualche parte. Dobbiamo rimanere prudenti e continuare le nostre indagini. E dobbiamo anche aiutare gli alunni a superare questo spiacevole incidente.
Dopotutto, next month la prateria del Grounder ospiterà The Battle of the Eagle and the Lion. Già, un evento che gli alunni ricorderanno per tutta la vita. Fai in modo che diano tutti il loro meglio durante la battaglia. Quindi il mese prossimo andrai alla prateria del Grounder. È la prima volta per te, vero? Le regioni occidentali dell'impero sono in subbuglio, ma a est della capitale Embar la situazione è tranquilla. Beh, c'è stata una piccola ribellione di nobili qualche tempo fa, ma roba di poco. Verrai alla battaglia dell'Aquila e del Leone? Mi spiace, ma ho una missione che mi porterà da tutt'altra parte rispetto alla prateria del Grounder. La Chiesa non si è mai fatta problemi a sfruttare le persone al suo servizio. Quel che mi interessa di più è scoprire chi ci sia dietro a tutta questa faccenda. Dopo il rito della rinascita sono stati visti strani gruppi a girarsi al Garrek Mac e in altri luoghi. C'è stato anche un episodio in cui alcuni cavalieri che stavano investigando su queste persone sono stati ritrovati morti. È assai improbabile, ma se mi capitasse qualcosa del genere, allora dovrei cercare in questa stanza, in ogni angolo, dietro ogni scaffale. Lascerò qualcosa per te. I promise. Non annuire con quell'aria seria. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, sto solo prendendo delle precauzioni. Ma non ci puoi fare niente, eh? Tu sei sempre serio. Non è improbabile, The Kid. White Cloud. Wyvern Moon, Field of the Eagle and Lion. Prateria dell'Aquila e del Leone. Bye, Dad. I mean, Dad. Nei cieli tersi, stormi di viverne ruggiscono in coro mentre svaniscono all'orizzonte, dirette a sud per l'inverno. I bambini del Fodlan offrono il loro aiuto nei preparativi per l'inverno, raccogliendo legna e pescando nei fiumi. Lo sguardo rapito volto al cielo a contemplare il magnifico spettacolo della natura. Ok. Comunque metà della storia di Byleth è un rip-off di Ike. Fire Emblem non ha mai avuto chissà che inventiva nelle trame, eh. La cosa bella di Fire Emblem sono i personaggi e il sistema di gioco, e il sistema dei sostegni, ma la trama è sempre una mezza cagata. Oh, grazie. Che succede? Vuoi, ti vuoi andare... Sì!